Hola, hola, benvenuti nel mio nuovo canale, il mio nome è Gis e come vedete ho deciso di creare il mio avatar per poter recensire prodotti per quanto riguarda la cura dei capelli e del corpo. Allora vi spiego, il mio obiettivo è quello di recensire prodotti in maniera creativa e informativa. Per questo ho deciso di creare diversi punti che andremo a vedere, come la descrizione del prodotto, la composizione, poi andremo anche a vedere la quantità e la consistenza e infine parleremo anche delle note negative e positive del prodotto. Io innanzitutto vi vorrei proporre diversi prodotti da recensire, ma mi auguro che in futuro siate voi a consigliarmi prodotti da recensire. Oggi vi voglio parlare di questo marchio ormai conosciuto da tante persone e negli anni hanno cambiato le loro versioni. Oggi infatti abbiamo la nuova versione delle maschere della Garnier Fructix Herbun, abbiamo quella per i capelli ricci, Herbun alle proteine, abbiamo anche quella per i capelli secchi, Herbun alla glicerina, e infine abbiamo quella per i capelli lisci, Herbun alla cheratina. Vi avviso che comunque sono molto simili tra di loro, però andremo a vedere quali sono le differenze. Quindi, se siete curiosi, iniziamo! Qui come vedete abbiamo la nuova Herbun alle proteine della Garnier Fructix. È ideale per capelli ricci e capelli molto secchi. La formula arricchita con olio di pistacchio di istrica e do la luminosità e morbidezza ai ricci, senza effetto crespo e senza appesantire. Risultati: i tuoi ricci riscoprono e mantengono, la forma è stupenda, definizione a lunga durata, elasticità, effetto molla. Controllo anticrespo. Senza siliconi, senza solfati, approvato dal metodo Ricci Fructix. Dermatologicamente testato. Il packaging del prodotto è di plastica 100% riciclata. Adesso andiamo a vedere la composizione della maschera. Al primo posto abbiamo l'acqua, alcol grasso, un tipo di tensioattivo, due tipi di ingredienti ad alto potere emoliente, olio di girasole, olio di pistacchio, burro di karité, proteina del mais, proteina della soia e proteine del grano. Abbiamo un tipo di alcol, sempre effetto emoliente. Abbiamo due regolatori del pH, due conservanti, tre tipi di allergeni regolati e infine il profumo. La crema della maschera si presenta in una consistenza veramente corposa, di colore bianco. Vi dico che la profumazione è veramente delicata. Infatti quando ho aperto la maschera, perché la prima cosa giustamente che vado a sentire di un prodotto è proprio la profumazione. E mi aspettavo quella classica, come descriverla, tipo alle erbe aromatiche, e invece questa volta, credo che anche essendo la nuova versione, hanno deciso di fare questa fragranza veramente delicata. Come contenuto sono 320 ml, è veramente sì, tantina, sì, normale, possiamo anche dire, perché ci sono anche maschere che comunque hanno una quantità enorme e questa
nella media. Allora, la nota positiva di questo prodotto è che la trovo una maschera veramente completa. Per quanto riguarda la composizione, abbiamo visto che ci sono due tipi di olli. Abbiamo visto che c'è una manteca, che è quella di karité, ed è ottima per districare i capelli ricci secchi. Poi ci sono tre tipi di proteine che insieme vanno a creare la famosa cheratina vegetale. E che lavaggio dopo lavaggio comunque si vede il cambiamento, la forma del capello diversa, ad esempio più definita. E per quanto riguarda gli olli, all'incontrario si sentirà il capello più morbido. La nota negativa è che non la consiglio per capelli grassi e normali perché potrebbe essere molto pesante come maschera. Però se una persona, ad esempio, ha i capelli grassi e le punte secche, potrebbe fare una cosa del genere, cioè applicare una piccolissima quantità sulle lunghezze, per capire se comunque, il prodotto potrebbe essere valido. Ora passiamo alla nuova versione della Hair Bun alla glicerina. Nella descrizione troviamo che la maschera Hair Bun alla glicerina della Fruitix è ideale per capelli secchi, offre un nutrimento intenso ai capelli, luminosità, formula arricchita con burro di karité. Nutre intensamente. Per capelli più morbidi e luminosi, senza appesantire. La nostra tecnologia arricchita con il 13% complesso nutritivo più glicerina ripara le cuticole per capelli più lisci e luminosi. Risultato: i capelli sono più forti e In brillanti. questa nuova versione troviamo l'acqua, alcol grasso, un tipo di tensioattivo, un agente fissante, un tipo di emolliente, successivamente l'olio di girasole, olio di macadamia, olio di jojoba, olio alle mandorle, burro di karité, la famosa glicerina che è un umettante, proteine del mais, proteine della soia e proteine del grano, due regolatori del pH, due tipi di conservanti, tre tipi di allergeni regolati e infine il profumo. Allora, qui come potete vedere, sta praticamente scendendo tutto. È un tipo di maschera molto densa, cioè vedete la crema che è di colore bianco, simile alla maschera che abbiamo visto in precedenza, però mi ricordo che la vecchia versione di questa aveva un colore giallo e la consistenza era veramente cremosa e soprattutto oleosa. E mi trovavo bene anche con la vecchia versione, questa nuova è veramente pazzesca. E contenuto è di 320 ml, come tutte le altre maschere della stessa linea, e quindi sempre adatta ai capelli secchi. Poi dopo andremo a vedere i lati negativi e positivi. La nota positiva di questa maschera è che è molto adatta per i capelli secchissimi. I capelli secchissimi sono molto difficili da gestire, hanno bisogno di essere districati o anzi di un prodotto come questo che contiene tantissimi oli e anche il burro di karité che vada ad ammorbidire, a sciogliere i nodi. E senza stare a litigare con i capelli, e quindi è proprio adattato.
altissima, anche per quanto riguarda il fatto che ci sia una percentuale di cheratina vegetale, dà questo effetto comunque lisciante sui capelli, ma vi dico che l'effetto delle proteine è un effetto temporaneo, non è una cosa che rimane per sempre nel tempo. Giustamente qui c'è una percentuale piccola, quindi si potrebbe utilizzare comunque ad ogni lavaggio e dipendendo dalle esigenze che hai in quel momento. Se i tuoi capelli non hanno tutte queste esigenze particolari, si potrebbe usare ogni tanto, ma per capelli che soffrono tanto di secchezza, usarlo costantemente sarebbe la cosa più adatta. La nota negativa è che potrebbe appesantire i capelli. Capelli sottilissimi hanno bisogno di una maschera molto più leggera, dove non ci sia tutta questa composizione piena di oli. E adesso comunque andremo a vedere, perché sono curiosa per quanto riguarda quella dei capelli lisci, e vi dirò cosa penso. La maschera Fructix Hair Bun Lis and Shine con cheratina è ideale per capelli crespi e ribelli, rendendoli ultra lisci. La nostra formula arricchita con olio d'argan rende i capelli morbidi e dona un'intensa luminosità. Risultato: lunga durata 72 ore. In questa composizione troviamo l'acqua, alcol grasso, tensioattivo, un agente fissante e un tipo di emolliente. Poi abbiamo l'olio di girasole, l'olio di argan, il burro di karité, proteina del mais, proteina della soia e proteina del grano, che insieme vanno a creare la famosa cheratina vegetale che vi ho già menzionato prima. Abbiamo poi un umettante, due regolatori del pH, due conservanti, quattro allergeni regolati e infine il profumo. Anche qui, come potete vedere, è la crema di colore bianco. Sicuramente è più leggera rispetto alle altre maschere. Adesso andremo a parlare comunque della nota positiva e negativa di questo prodotto. Vi dico che la profumazione è più fruttata e meno dolce rispetto alle altre maschere in precedenza. Il contenuto è sempre lo stesso, 320 ml. Ed eccoci qui a parlare della nota positiva di questa maschera. La trovo molto bilanciata, adatta a tutti i tipi di capelli, anche se c'è scritto che viene proposta per i capelli lisci. Comunque, in ogni caso, anche gli altri tipi di capelli potrebbero anche usare questa tipologia di maschera. Perché io cerco inizialmente di focalizzarmi su quello che c'è scritto dentro un tipo di ingrediente, perché può esserci scritto che sia nutritiva e invece ci sia, che ne so, un percentuale altissimo di proteine che al posto di nutrire il capello, e che poi tra l'altro sapete già che i capelli non si nutrono, ma danno quella sensazione di morbidezza, e cosa che la cheratina, comunque le proteine in questo caso, fanno tutto un compito diverso, che è quello di dare forma e fortificare
la chioma. La nota negativa che però trovo in questo prodotto è che, essendo che viene proposto per capelli lisci, ci sia del burro di karité. Io il burro di karité lo trovo per una tipologia di capello molto più impegnativo, molto più ribelle, perché comunque, essendo un burro, tende ad appesantire i capelli. E quindi, per essere una maschera per capelli lisci, secondo me la cosa più adatta sarebbe stato che nella composizione ci sia stato un estratto. In tutte queste tre maschere, come avete visto, non c'è nessun tipo di estratto, è solo composta da oli, proteine e umettanti. Le percentuali comunque cambiano, però alla fine tutte e tre sono fantastiche. Qui appunto c'è l'imbarazzo della scelta, quindi starà a voi a scegliere quale sarà comunque la vostra Earth Boon preferita. E spero tanto che vi sia piaciuto il video, vi aspetto al prossimo appuntamento. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, scrivetemi, vi risponderò al più presto e ci vediamo alla prossima con tantissime novità. Hasta la vista!